Grazie Presidente, ringrazio il Presidente Bonaccini per averci relazionato rispetto alle posizioni prese anche dalla Conferenza delle Regioni. Io credo che questo oggi sia il momento del coraggio da parte di chi ha responsabilità pubbliche di rivendicare anche le difficili scelte fatte a livello nazionale e soprattutto penso sia il momento di spiegare bene che cosa sta succedendo. Mi sembra che su entrambi i fronti stiamo un po' arrancando. Io ho voluto attenermi a qualche dato, perché si fa presto a fare del populismo, si fa presto a lisciare il pelo a chi oggi scende in piazza. Il 18 aprile, quando eravamo in pieno lockdown, in Emilia-Romagna avevamo 296 posti letto di terapia intensiva occupati, con un trend in calo. E allora, giustamente, il Presidente di questa Regione disse che se mi chiedete se riaprire a breve bar e ristoranti, dico di no. Chi dice riapriamo tutto è un irresponsabile e non sa di che cosa parla. Motivo per il quale io dico che il DPCM, le misure contenute nel DPCM, seppur impopolari, vanno difese da tutti, non vanno attaccate, non vanno messe in discussione, semmai vanno spiegate bene e meglio. Oggi ci troviamo che nell'ultimo mese siamo passati da 15 ricoverati in terapia intensiva ai 103 di ieri, più 700%, con un trend in crescita. Negli ultimi 10 giorni i posti letto in terapia intensiva sono aumentati del 50%. Allora, volendo ipotizzare che il trend rimanga lo stesso, con un calcolo molto rudimentale, verrebbe fuori che in 20 giorni, cioè all'incirca 17 di novembre, torneremo ai numeri di aprile e in un mese li supereremo addirittura. Ma come tutti sappiamo, questo è un fenomeno che non cresce in maniera lineare, ma cresce in maniera esponenziale. E quindi lo scenario potrebbe essere addirittura peggiore di quello che io ho ipotizzato. Qualcuno potrebbe dire, è vero, oggi noi siamo più preparati e abbiamo più posti letto. È sicuramente vero, ma è anche vero che oggi ci sono alcune variabili peggiorative che ad aprile non avevamo. Per esempio, ad aprile ci avvicinavamo verso l'estate, oggi ci avviciniamo verso l'inverno, il che significa che ci assembreremo di più nei luoghi chiusi dove tutti dobbiamo sapere e dobbiamo dircelo in maniera chiara una volta per tutte che nei luoghi chiusi il virus circola di più, ci si ammala di più perché non circola l'aria e in questo caso a rischio sono appunto i bar e i ristoranti. Quindi anche dire che dove si, e lo dico al collega Rancan che non vedo più in aula, che dove si rispettano, e non solo a lui, che dove si rispettano le misure anti-Covid all'interno dei ristoranti, quelli allora sono luoghi sicuri, è dire una cosa sbagliata. Perché come tutti dovremmo sapere, il vero problema dei ristoranti e dei bar non è mantenere le distanze di sicurezza, è che quando ci sediamo al tavolo ci leviamo questa, la mascherina. E bisogna che qualcuno prenda coscienza anche di questa cosa e cominci anche a dirlo in maniera chiara. In più c'è un altro fattore di rischio che non avevamo il 18 di aprile, che non siamo oggi fortunatamente in lockdown totale, quindi le persone ancora circolano sia nel nostro paese che all'estero. E sappiamo che la circolazione e la mobilità, anche quelle sono un fattore di rischio in più. Allora, io contesto la decisione che è stata presa all'interno della Conferenza delle Regioni di chiedere allo Stato di tenere aperti i ristoranti fino alle 23, perché dal mio punto di vista significa scommettere sulla tenuta del sistema sanitario e sulla salute collettiva e delle persone. Tra l'altro aggiungo anche un'altra cosa, perché se abbiamo paura dell'assembramento nei centri commerciali, io ricordo che come Regione abbiamo anche la possibilità e la facoltà di chiuderli, quei centri commerciali. Ed è anche notizia di ieri che l'ASL di Modena stia già sospendendo le ferie per il personale sanitario. Allora io credo che oggi non sia opportuno, e lo dico a tutti, lanciarsi in dichiarazioni che fanno da sponda al malcontento,
malcontento comprensibile, lo capiamo, e tra l'altro lo dico anche all'interno del Movimento 5 Stelle, quando qualcuno continua a insistere sul fatto che sui trasporti abbiamo fatto troppo poco. Il problema è che non sono solo i trasporti dove ci si può contagiare, non è l'unico fattore di rischio, e questo dobbiamo dircelo, perché altrimenti non affrontiamo il problema in modo serio. Nonostante io pensi che anche sui trasporti ci siamo comunque mossi tardi, ma non è solo quello il problema, non sta solo lì. E allora sarebbe utile e responsabile anche spiegare, dati alla mano, che il punto di non ritorno noi non dobbiamo superarlo e che questo virus va contenuto e va contenuta la diffusione del contagio, ristorando certamente le categorie penalizzate in maniera consistente e veloce. È questo che dobbiamo chiedere con forza. E come si diceva, il contenimento. Bisogna intervenire in maniera più efficace tra coordinamento del mondo della scuola e del mondo dei trasporti. Questa cosa ancora fa fatica a venire, e soprattutto se ne è parlato solo recentemente per lo scaglionamento degli ingressi. Abbiamo visto quanti pochi sono i contact tracer in questa regione. Se pensate che solo per Bologna e provincia, in tutto ci sono 19 persone, 19 per tutta la provincia di Bologna e la città di Bologna, che fanno il tracciamento. Non è possibile pensare di andare avanti così, visto che, come dicevamo, il trend aumenta in maniera esponenziale. Serve potenziare anche i contact tracer. Rispetto, come dire, a quello che diceva il collega Rancan, io credo anch'io che abbia sbagliato andare in piazza a fomentare queste categorie, però credo anche che da quella parte del tavolo non si possa nemmeno pensare di dare lezioni a chiunque, perché la situazione della Lombardia la conosciamo tutti, è sotto gli occhi di tutti. Tra l'altro, visto che si criticava il fatto di avere erogato soldi per i monopattini, che sono un mezzo alternativo, visto che si critica il fatto che ci siano assembramenti sui mezzi di trasporto, e quello è un mezzo alternativo, è una risposta al problema anche dell'affollamento sugli autobus. Mi risulta che la Lombardia non abbia ancora neanche speso i soldi che gli sono stati erogati dal governo, nonostante Fontana continui a chiedere risorse. Allora, io penso che, come dire, dovremmo avere tutti un po' più di umiltà, soprattutto nel trattare questa pandemia, e un po' di onestà intellettuale soprattutto, perché certe dichiarazioni, da qualunque parte arrivino, fanno molto male, soprattutto rischiano, come dicevo prima, di alimentare quel malcontento che sta scendendo in piazza. E invece noi dobbiamo essere capaci di prendere i dati, spiegare dove stanno i problemi ed evitare che quelle manifestazioni che abbiamo visto oggi sfocino in qualcos'altro. Grazie.